Abbiamo minimizzato il fascismo fino a ritrovarci nel governo. Questo è il risultato. Salvini ha venduto su oggi in tutto il paese. Abbiamo visto i fatti di Macerata. Di nuovo ancora qui e ci dicono di stare calmi. No, 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 qualcosa non va. Questa volta faremo casino, ve lo dico. Io ho portato due salme ammazzate da un fascista, non voglio augurare nessuno. Ora ci toccherà di portare un'altra persona ammazzata di nuovo a Firenze. Qualcosa non va. Noi andremo a bloccare il traffico. Questa volta si fa casino, vi avverto, Ci sarà casino questa volta. Non sarà nulla di pacifico questa volta. Sarà una guerra totale in questo paese. Andate a occupare il traffico, cosa vuol dire? Quello che faremmo, non ho bisogno di dirvelo, lo saprete. Ma stanno dicendo che non c'è un movente razziale. Ma di tutte le persone, come mai il nero ha beccato? C'era solo il nero nel ponte? Guardate, non dobbiamo sempre sottovalutare quello che è accaduto cercando di trovare delle scuse. Qui un bianco ha preso una pistola, ha ammazzato un nero e mi dicono non è razziale, che cos'è? Ditemelo voi! È un dramma, ovviamente, però qualsiasi cosa sia, è una cosa molto grave che va affrontata. E dico ai senegalesi con la compostezza per quanto riguarda loro. Non si sa per quale motivo, arrivate a sparare. Ho letto le notizie. Per la strada, quindi non pensate che ci sia. Le notizie le ho viste. Le notizie le ho viste e quindi io ormai sono un veterano, sono 22 anni, sono console del Senegal. Ho assistito ai fatti tristi della Uno Bianca, ho assistito ai fatti del 2011 qui a Firenze. Dico, ci sono tantissimi aspetti che potrebbero far pensare a chissà che cosa. La comunità però si sente minacciata da questo episodio. Lui ha detto che occupa le strade. Io sono il console, i senegalesi seguiranno come mi hanno seguito, anche perché se sono console sono loro stessi che mi hanno voluto console 22 anni fa e spero tanto che Firenze, città del mondo, città di pace, aiuti ancora una volta chi è vicino a questo dolore, quindi senegalese anche se non fosse senegalese, e il tutto si svolga nel rispetto di quello che faranno le nostre forze di polizia e la nostra autorità giudiziaria.